Ciao a tutti, sono Kuro Lili e benvenuti in un nuovo episodio di Pokémon Zaffiro. Ci troviamo nella palestra di Petra, dato che l'avevamo appena sconfitta e dovevamo proseguire con la nostra avventura. Pista! Questi sono matti. Mi sa che gli ha rubato qualcosa. Aspetta! Ridammi la merce! Sì. È il team idro che ha rubato qualcosa allo scienziato. Andiamogli dietro anche noi. Oh, sei tu! Sei quell'allenatrice bravissima che mi ha salvato nel bosco Petalo. Aiutami! Il team idro mi ha derubato! Devo riprendermi la merce, Devon, altrimenti saranno guai seri! Ok. Andremo noi a cercare quel teppista, dove si è cacciato. Tra l'altro c'è anche un Pokémon che mi manca, ma dov'è? Non riesco a capire dov'è. Eccolo. Allora, piano, però dovrei fare il giro dall'altra parte, sarebbe meglio. No! Vediamo se rispunta fuori, magari dall'altra parte. Eccolo, infatti. Allora, piano adesso, Ho dei problemi a fare piano. Oh, ragazzi! Mentre cercavo l'altro Pokémon, mi sa che si sta per evolvere il Silcoon. Di già. Cavoli, mi sarei evoluto nello scorso episodio. Beh, meglio. Oh, ma che bellissimo! Beautifly, ma è stupendo! Questa volta sarà mio. Piano. Non troppo piano, perché sennò ci mettiamo 12 anni. Ok, ci siamo. Chi è? Oh, lo Skitty! No, lo voglio. Voglio Skitty. Lo voglio. Allora, cambiamo subito Pokémon. E mandiamo... Non devo fargli troppo danno. Mandiamo il Beautifly. Così lo vediamo anche. Credo proprio che sostituirò il Lotad con lo Skitty. Sì. Che non mi serve. Ok. Allora, partiamo di... veleno spina. Forse non è proprio il caso. Forse mille bave. Allora, Raffica no. Raffica non va bene. Ok. Allora, poi andiamo di veleno spina, piano piano. Cerchiamo di non fargli troppo danno. Ok, adesso piano piano andrà giù. Cavoli, però gli faccio veramente pochissimo danno. Forse non è stata una buona idea andare con Beautifly. Pensavo di riuscire a avvelenarlo, ma mi sa che ci vuole più tempo. Magari andiamo di... forse di Pukyena? Andiamo di Lotad. Andiamo di Lotad e dopo lo sostituisco. Dai Lotad, dobbiamo catturarlo, non devi fargli troppo danno. Sì, è che quello di Beautifly era davvero troppo basso. Andiamo di assorbimento. Io dormo. Dai, mannaggia, piccolo Lotad. Qui continuiamo a dormire, io continuo ad andare di assorbimento. Prima o poi si sveglierà, prima o poi mi attaccherà questo Skitty. Ecco, preveggenza. Va bene, mi ha identificato. Adesso mi svegli, per favore? Oh. Perfetto, assorbimento e il danno non è neanche male. Ok, direi di andare di assorbimento. Che bellino. Troppo bellino. Vai, ancora assorbimento. Ultimo assorbimento e dovremmo già riuscire a catturarlo. Dai, basta questo colpo coda. Vai. Ok, perfetto. Allora, borsa. Pokéball. Mi sa che è meglio se le vado a ricomprare. Non me ne sono rimaste mica così tante. Dai, Skittino. Sì. Oh, lo vado a prendere subito.
Più che altro perché con questo nuovo sistema non me li mette direttamente nel party degli altri Pokémon. Quindi devo andarlo a prendere al Poké Center. Oh, mi è comparso un Wishmoor. Anche questo mi manca. Vai, allora, vediamo se riusciamo a prenderlo. Magari con un Fango Sberla, che non dovrebbe far troppo danno. Speriamo. Ok. Provo già a catturarlo. Luse che è già voce. Va bene, non c'è problema. Ok, vai, borsa. Così vado a prendere anche un po' di Pokéball, che qui siamo a corto. Speriamo che entri già, anche se non gli ho tolto tantissima vita. Però magari basta. Vai. Ok. Wishmoor, Pokémon sussurro. Tipo normale. Wishmoor è estremamente timido. Se gli capita di emettere suoni forti, è atterrito nell'udire la sua stessa voce. Quindi urla ancora più fragorosamente. Quando finalmente si placa, va a dormire spossato. Il Nikada mi manca. Non so se prenderlo però. Ma sì, dai. Allora, cerchiamo di non fargli troppo danno. Vai, Fango Sberla. Ok, forse... sì. Forse è addirittura troppo poco. Però considerando che siamo di livello abbastanza alto rispetto a lui, giusto 9 livelli sopra, se andiamo giù piano piano così dovrei riuscire a catturarlo. Ah beh, non abbiamo neanche sentito. Ok, dai, basta, basta, basta. Basta. Precisione, sanguisuga, Pokéball, che mi sono dimenticata di comprare, mannaggia. Vabbè, prossimo punto di... prossimo negozio che troviamo, compriamo le Pokéball. Dai, ok. Quindi abbiamo adesso il Nikada nel party. Allora metto giù Cutiefly. Sì, Cutiefly. Beautyfly, Beautyfly. Mi invento i nomi. No, due Pokémon di tipo coleottero non mi servono. Questo è coleottero terra, però. Beautyfly è coleottero volante. Nikada vive sottoterra. Usa i suoi artigli affilati per incidere le radici degli alberi e assorbirne l'acqua e altre sostanze nutritive. Il Pokémon non sopporta la luce del sole, quindi cerca di evitarla. Se non si può passare dal tunnel, arriverò fino alla vetta. Va bene. Li abbiamo sconfitti tutti. Chi sei tu, Nathan il Montanaro? Che mi manda Geodude oltretutto. E io sono col Marshtomp. Non vedo l'ora di vedere la sua seconda evoluzione. Vai, pistolacqua. E salutiamo il Geodude. Vediamo chi mi manda adesso. Oh, 18. Bene, bene, bene. Un altro Geodude. No, allora rimaniamo sempre con lui. Con il nostro piccolo Marsh. Vai, pistolacqua ancora. Hai capito? Vigore, mannaggia a te. E direi che anche il Montanaro non è stato diverso dagli altri allenatori che ho trovato sul percorso. Sono tutti un po', dai, un po' così. Poi vabbè, io questo Marston che sta salendo tantissimo di livello. Ragazzi, non li sto expando, veramente, non li sto expando per niente. Cioè, sto andando avanti, sto facendo solamente le lotte contro gli allenatori che becco durante la strada, ma non li sto assolutamente expando questa volta. Sono più avanti di così, a caso. Questo chi è? Ma, cose dell'altro mondo. Stavo scavando il tunnel a mano, dico, senza macchinari, arriva questo tizio, un pazzo, dico, e mi ordina di uscire. Quel tunnel è pieno di Pokémon che reagiscono male ai rumori forti. Potrebbero agitarsi. Per questo abbiamo smesso di scavare con i macchinari. Spero che quel tipo non faccia stupidaggini provocando scompiglio fra i Pokémon. Io vorrei entrare. Ah, avete visto però, ci sono due strade. Andiamo a vedere un attimo cosa c'è sopra prima di entrare. Special X. Ok, abbiamo... ecco, uno strumento. E quella cosa cos'è? C'è una strana rientranza. Se un Pokémon conoscesse la mossa giusta, chissà. Ah, ok. Strano. Vabbè, andiamo avanti. Oh, povero me. E ora come faccio? Stavo passeggiando con il mio Pico quando un brutto ceffo ci ha aggrediti ed è scappato con il mio adorato Pokémon. Oh, il mio Pico. Lo recupereremo noi per te, signore.
Stavo dando un'occhiata alle statistiche dei miei Pokémon perché ho appena insegnato a Marshtomp Rocciotomba, visto che me l'avevate consigliato nello scorso episodio. E stavo notando che, vabbè, questo è un Pokémon di attacco fisico, perché vedo che l'attacco speciale non è tanto alto. Però stavo notando che c'è questa cosa, classe, grinta, bellezza, come grazia. A che cosa si riferisce? Allora, io vedo che azione e colpo di fango sono del... grinta. Pistolacqua grazia e rocciotomba acume. A cosa si riferiscono queste statistiche, ragazzi? Tunnel menferro. Ha detto che i Pokémon reagivano male al rumore, però non credo che c'entri nulla con questo. Ce l'ho già il Wishmore. Non l'ho messo in party perché, boh, mi sembra un po' sciocchino. Vai, pistolacqua. È di tipo normale il Wishmore. Ok, niente. Voglio andare a vedere cos'è quella Pokéball laggiù. Bene. Vediamo. È una Pokéball che devo andare a comprare. Mi sono dimenticata di nuovo. Però vabbè, adesso ne abbiamo un pochino, dovrebbero bastare. Questo masso è incrinato, forse un Pokémon potrebbe frantumarlo. Beh, nessuno dei miei di sicuro. Ehi tu, ce l'hai con me? Vuoi che ti dia una bella lezione? Sì? Per tutti i Pokémon! Prendere quel Pokémon in ostaggio si è rivelato del tutto inutile. Pensavo di aver trovato una via di fuga perfetta, ma questo tunnel è senza uscita. Ehi tu, lottiamo! Va bene. Mamma mia, mi piace troppo quando esce il loro simbolo dall'acqua, il simbolo del Team Idro. È fichissimo. Mi manda Pukiena. Buio. Pukiena è buio. Allora. Vabbè, andiamo di pistolacqua. Anche se... andiamo di rocciotomba. Voglio provare l'unica mossa fisica che ho praticamente di... cioè, non è una mossa speciale. Di Marshtomp. E le sue mosse sono tutte speciali, quelle che ha in questo momento. Cioè, pistolacqua è speciale. Vai, andiamo di azione. Infatti mi servono delle mosse stab fisiche. Ah, la mia carriera di criminale volge verso una fine ingloriosa. Sei te che mi hai attaccato, salame. Non è giusto. Il capo mi aveva detto che sarebbe stato un lavoretto facile facile. Dovevo semplicemente rubare una valigetta della Devon. Oh, se proprio ci tieni tanto a riaverla, ti accontento. Grazie. Ok, questa la riportiamo allo scienziato, direi. E tu, piccolino? Sei rimasto solo? Pico! Che bello rivederti sano e salvo! Grazie. Anche Pico ti è molto riconoscente. Mi presento. Sono il signor Marino. E tu chi sei? Molto piacere, Lilian. Ti ringrazio di cuore per il tuo aiuto. Se hai bisogno di una mano, non esitare a venire da me. Di solito mi trovi nel mio cottage sulla spiaggia vicino al bosco... avevo letto bosco pelato. Bosco petalo. Vieni, Pico, andiamo a casa. Bosco pelato. Bel nome per un bosco. Ma sinceramente di andare a chiedere aiuto a uno che si è fatto portare via il Pokémon... cosa vuole sto tizio qua fuori? Quel brutto ceffo se n'è andato dal tunnel. Posso tornare a scavare? Ecco, bravo. Tu vai a scavare e io vado a bosco pelato. Ok, allora riportiamo il tutto allo scienziato. Dov'è lo scienziato a cui era stato rubato? Ah, è lui, mi sa. Eh sì. Oh, com'è andata? Hai la merce Devon? Ce l'hai fatta, l'hai recuperata. Sei un'allenatrice eccezionale. Ecco, per ringraziarti ti darò una Mega Ball. Grazie. Devo comprare le Pokéball. Devo ricordarmi. E adesso per favore saresti così gentile da seguirmi? Certo. Ma che bel posto, se me lo chiede con così tanta grazia. Sono costretta a seguirla, signora. Poi mi ha appena fatto un regalo. Ti trovi al secondo piano della Devon Spa. L'ufficio del nostro presidente è su questo piano. Non trovo le parole per esprimere la mia gratitudine. Puoi aspettare un attimo solo? Torno subito. Ah? Il nostro presidente ti vorrebbe parlare. Ti prego di seguirmi. Va bene. E chi è il suo presidente? Prego, accomodati.
Sono Pierangelo Petri, presidente della Devon Spa. Ho sentito parlare di te. Ci hai salvato per ben due volte. A una persona meravigliosa come te vorrei chiedere un favore. Dovresti sapere che sono un presidente molto magnanimo. Non potrei mai chiederti un favore senza offrirti qualcosa in cambio. E beh, vorrei vedere. Per favore, dammi il tuo multi-Pokénav per un momento. Cosa fa? Me lo aggiorna? Ora è disponibile la funzione Navitalk. La funzione Navitalk che ho aggiunto al tuo Multinav è indispensabile per gli allenatori che vogliono partire all'avventura. Ti permetterà infatti di ricevere in qualsiasi momento notizie aggiornate dal mondo e di rimanere sempre in contatto con i tuoi amici. Detto questo, veniamo al favore che volevo chiederti. Vorrei che consegnassi questa lettera a un ragazzo di nome Rocco che si trova a Bluruvia. Va bene, farò anche da postino. Manca solo fare il postino. Per raggiungere Bluruvia dovrai attraversare il mare. Ho già avvisato il signor Marino, un marinaio che vive in un cottage lungo il percorso 104. Passa a trovarlo e ti darà una mano. Allora conto su di te. Se dimentichi qualche dettaglio, torna pure da me. Benissimo, quindi dobbiamo andare dal signor Marino, quello che avevamo salvato prima, in realtà abbiamo salvato il suo Pokémon, e farci dare un passaggio per Bluruvia. Ma lo faremo nel prossimo episodio. Spero tantissimo che questo vi sia piaciuto, vi ringrazio per aver guardato e alla prossima! Ciao a tutti!